Nella storia, lo sappiamo bene, di cose bizzarre ne accadono. Eppure, quella di cui vi sto per parlare oggi è una legge veramente assurda. Stiamo parlando della tassa sulle barbe, introdotta nel 1698 da parte dello zar Pietro il Grande. Segui il video fino alla fine se vuoi scoprire com'è andata la storia. Appena tornato da un lungo viaggio in Europa, Pietro il Grande si mise all'opera per occidentalizzare la Russia. Iniziò tagliando personalmente la barba ad uno dei più importanti nobili russi venuti ad accogliere il suo ritorno. Uno dopo l'altro, i presenti dovettero conformarsi allo stile straniero, finché il rasoio non ebbe eliminato l'antica moda. Secondo Pietro, infatti, la barba era una cosa inutile, rozza e antiquata, e proprio per questo in seguito lo zar si adoperò per emanare addirittura un decreto che vietava a tutti i russi, ad eccezione ovviamente dei preti e dei diaconi, di portare la barba in città. Chi avesse voluto tenerla comunque avrebbe dovuto pagare una tassa annuale, che variava in base all'occupazione e al ceto sociale. Vennero persino coniati degli speciali gettoni metallici che i barbuti dovevano esibire per dimostrare di aver pagato effettivamente la tassa. Tali provvedimenti, come si può facilmente immaginare, diedero vita a numerose proteste e incomprensioni in tutto il paese. Alcuni si rifiutarono categoricamente di radersi e furono indagati anche dalla polizia dello zar. Questa non è l'unica storia di occidentalizzazione da parte di un paese straniero. Per esempio, potremmo ricordare anche la Turchia di Ataturk, oppure il Giappone, dopo l'arrivo dell'ammiraglio Matthew Perry e l'apertura al commercio internazionale, in cui anche il ruolo del samurai si trasformò.